Salve a tutti ragazzi, oggi vi faccio vedere la recensione di questa luce che mi hanno regalato, la Hoolite RN800. Me l'hanno regalata, ora la proveremo e diremo la verità, se il test va o non va, se la luce è ottima o non è ottima. Oh, te l'hanno regalata, direi che è ottima. Che No, quelli lo fanno gli youtuber inferiori. se vedi comprato un piatto di pasta. Sì, che si vendono per due spicci. I top youtuber dicono la verità. Noi la proviamo, ce l'hanno data per Vai con testarla. l'unboxing, vai con l'unboxing. Allora, qua apriamo, Guarda, a me è appena arrivata questa. Pensavo che mi avevano dato un super telefonino da 2000 euro. Perché guarda che scatoletta, proprio alta qualità, non hanno badato a spese. Bella, bella, bella. Diciamo che è la prima volta che la vedo. Questo, ora la vediamo insieme. Anche leggera, la forma è bella, guarda che forma. Qui abbiamo l'attacco per gli amanti della bicicletta, è l'attacco simile al Garmin, come si attacca il computerino sulla bicicletta, che adesso noi questo attacco lo andremo a mettere. È ottima anche la qualità, lo sgancio Fai si sentire sente. il rumore dell'attacco e No, senti, dell'attacco. senti la plastica bella, dura, robusta. Guarda come è fatto l'attacco. Poi vediamo che c'è dentro. Allora, questo fa parte della confezione. Questo qua. Ah, guarda quante cose. Butta, butta, versa tutto, vediamo un Allora, questo è il cavetto USB, po'. Tipo quindi. C, questo è un USB tipo C, quindi Eccolo questa è una qua. cosa che fa comodo. Vediamo un po'. Quindi se abbiamo l'altra roba USB tipo C è una cosa positiva. Dov'è che si Ah, attacca? bello, bello. Quello un po' più moderno l'attacco. Sì, l'attacco qua dietro. Qua dietro, poi. Vai, fai Qua dietro, così vedi. vedere. Ok, poi che altro c'è sta? Poi andiamo a vedere, questo così si richiude, bella pure la chiusura, è bella impermeabile. E questi che Allora, sono? questi sono delle, ecco qua, credo che sia questo, sì, sono delle prolunghe per cambiare la misura, vedete c'è anche la chiavetta. Sono questi, no? Si cambiano questi laccini qua all'interno. Proviamo a cambiarlo perché secondo me è facilissimo. Facilissimo. Vedete, basta svitare, ecco qua, vedete, si Attiva svita. da una certa distanza a una certa distanza, Sì, quindi. questo si cambia, vedete, cambi questo e magari lo metti più lungo, più Ah, quindi lo può corto. attaccare a qualsiasi palo. Sì, qualsiasi, sì, un po' più lungo, un po' più corto. Bello, questo penso che sia una cosa del Garmin, solo come attacco alla bici facciamo pagare 15 euro, secondo Allora, io questo infatti ora andremo a fare una bella Fagli passeggiata. una bella inquadratura, vediamo se qualcuno nei commenti ci conferma che è uguale a quello del Garmin. Questo sì, è lo Se stesso. fosse compatibile già sarebbe una bella cosa, invece, Sì, questo. Ah, perché tu dici per metterci anche sopra il computerino Garmin, no? Cioè, se eh? uno con Sì, l'occasione lo compra e magari, che ne so, del giorno ci mette il Garmin, la notte ci mette questo, potrebbe essere Ok, vedete carino. questo attaccato. Attaccalo un po' sul Ah, tubo. fermi tutti. Guarda, poi c'è anche un altro attacco, eh? C'è anche un altro attacco. Ah, tipo Questo GoPro. tipo GoPro, Fai vedere, anche. aspetta che lo inquadriamo un attimo. Questo è comodo perché uno c'ha il Garmin, potrebbe averci due attacchi e quindi uno magari te lo usi per il Garmin metti che ti si è rotto. E quell'altro, questo è così carino. Senti, adesso vediamo un attimo come è fatta la luce, poi Sì? metteremo l'attacco qua sopra Ecco, e. comincio con l'attacco, fai vedere come si mette l'attacco, vai. Allora, guarda, facciamo così, facciamo. Questo qua bisogna allentarlo. Allora, in questo caso si può benissimo così sganciare. Lo vado a mettere qua, Vai, guarda Mori. qua, lo metto qua. Allora, io ho scelto, vedi, l'attacco, questo è troppo corto. Per questo. Allora lo metto qua che è un po' più piccolino, senza che andiamo a cambiare Vedi, perché c'è poco l'attacco. gioco tra uno e l'altro, ok. Se no, bisognava mettere quello un po' più lungo. Allora, rimane sempre un po' corto. Niente, lo devo cambiare, dai, è troppo corto per questo, quindi facciamo l'operazione qua in diretta, lo cambiamo. In diretta, vediamo così E almeno lo scopriamo mettiamo un po' se. più lungo, credo che questo che c'era prima basta, quindi La rimane. chiavetta, questa qui con la linterna, cioè era quella della sua Sì, compresa, questo no? tutto qui dentro stava, non ho aggiunto nient'altro. Quindi mettiamo questo pistoncino, diciamo, questo pistoncino qua, così all'interno. Vedete com'è fatto? Questa ha una forma, questo pistoncino, tipo ha un binario che entra qua all'interno, quindi è perfetto, Proprio la forma qua di binario. Che io lo inserisco qua, poi lo vado con la chiavetta brugola a vitare, ok. Questo lo incastro qua sotto, ok. Quindi adesso l'attacco, questo dovrebbe andare bene, perfetto, vedete? E ora
questo fa da tirante. Io lo tiro per trovare il giusto compromesso, diciamo. È bella questa funzione, eh? Questa funzione non è male, perché la possiamo mettere in qualsiasi parte della bicicletta. Sai che ti ho detto che a me la lampadina, ho visto che costicchiava, però una delle cose più importanti in queste lampadine qua è l'attacco alla bici, perché le lampadine più o meno ormai fanno luce tutte quante, pure quelle da 15 euro. Però l'attacco saldo nella bici è una cosa importante. Beh, è chiaro. Se no te la perdi. Ma non solo, ma metti anche oltre che l'uscita ogni tanto, ma c'è gente che la usa proprio tutte le sere. Allora, questa costicchia, però ho visto che sta in offerta a meno di 50 euro e vale, secondo me vale. Poi vi metto il link in descrizione, almeno se uno la vuole vedere, perché c'è vari modelli. 50 euro su tanti, adesso dopo vediamo la luce, perché questo qua, se resiste, sai che vuol dire, bisogna vedere quanto resiste. Io tutte le luci che mi sono comprate, alla fine sono gli attacchi sulla bici che non hanno resistito bene. Bisogna vedere questi materiali, ti convincono, Mauri? A me sì. A me sì, perché guarda, se tu senti non bene è male la gomma, questa cosa, la gomma sembra buona. Non è plastica, c'è gomma, vedi, c'è qui anche, vedi? C'è l'antiscivolo. C'è l'antiscivolo, sì. C'è l'antiscivolo. Poi col fatto che ne hanno create tante per far sì che l'attacchi proprio su di precisione. Questa è una cosa già. Questo è come ce l'hanno tutti, niente. Vabbè, di speciale. Niente, certo. Questo però può essere comodo. Facciamo un po' vedere qua le caratteristiche, Emilio. Leggi le caratteristiche. Allora, vediamo che abbiamo la possibilità di mettere la luce bassa, media o alta, e anche un flash più economico e un flash che consuma più batterie. Nel flash che consuma meno batterie abbiamo la possibilità di avere la luce lampeggiante per 9 ore o per 7 ore con l'altra modalità che lampeggia. Invece la luce fissa per illuminare abbiamo la possibilità di metterla in tre diversi modi: 200 lumens, 400 e 800. 800, che è la modalità quella lì che da utilizzare quando si va più veloce, perché è quella che illumina più lontano, ci dà 2 ore di autonomia, mentre se vogliamo risparmiare batteria abbiamo la possibilità di metterla a 400 o 200 e abbiamo quindi 4 ore o 8 ore di autonomia. Vediamo che il peso, per gli amanti del peso, 156 grammi. Ah, guardate qua, si accende questo. Sì, no? Prendo lungamente. Ok, e lampeggio. Non è male. No, solo verso il basso, inquadra almeno a 7-8 metri. Eccola qua, avanti, avanti. Guarda che se è buio totale, mo perché ci sono le luci di casa. Ma se è buio totale ti aiuta, devi andare piano per quella bassa. Se è buio totale? Fa tanta luce. Ok, inquadra laggiù il bosco, quello, laggiù, verso quella casetta. Quella casa si trova, quella casetta laggiù in fondo si trova più o meno, allora, a 30 metri da qui. Abbasso la luce per far 30 vedere. Metri, va bene. Non si vede niente. Sì, non si vede, questo è perché la telecamera che okay. Inquadra bene pure al buio. Però fai vedere, metti la luce. Si vede che arriva fino a lì. Chiaro che se stai nel buio totale, questa perché è una telecamera che è molto sensibile, anche, cioè si vede meglio la telecamera che gli occhi. Poi comunque sì, noi che sì. Lo vediamo con gli occhi ve lo possiamo raggiungere. Ecco, così con gli assolutamente, occhi. Assolutamente, assolutamente. Se riesci a vedere anche a 30 metri, quella massima. Quella massima, ora proviamo un attimo con la media. Quella media, quella bassa, io sconsiglierei di andarci a 50 all'ora. Quella media, magari un 35 all'ora ci si può andare, con quell'altra puoi andare a qualsiasi vediamo velocità. Lampeggio per vedere com'è. Lampeggio durante il giorno, se fai cicloturismo è buono, che trovi parecchie ore di sicurezza ti dà. Ottimo, il lampeggio è potente praticamente. Proviamo l'altro? Sì, sì. Sì, sì, no, lampeggio, se girate durante il giorno tipo cicloturismo, vi copre buona parte della giornata e con una bella potenza. Allora Mauri, dici le sensazioni finali dopo che l'hai provata qualche minuto. È un ottimo prodotto, ora l'abbiamo provata qualche minuto, bisogna provarla meglio. La proverò nei prossimi giorni sulla bicicletta, anche qualche ora durante l'allenamento, diciamo le ultime ore tardi, notturne. Che c'entra? Non è male, ottimo prodotto. Va bene, il voto che ci dai per il momento? Da 1 a 10 do un 7,5. Va bene, allora poi dopo sto voto su 7,5 può diventare 9,5 o 5. Perché anche 10 può diventare, perché se su strada il test è quindi, ottimo. Quindi quello che dovrei sapere è la resistenza nel tempo, quindi ci vorrà un mese per averci il giudizio. Sì, perché magari all'inizio può sembrare un ottimo prodotto, poi dopo con il tempo si può rompere. Come va con le buche? Certo.
se si stacca bisogna provarlo bene. Se te lampeggiano le macchine davanti, se do fastidio, perché a volte se è troppo forte magari la luce dà anche fastidio alla macchina, certo, racconto, quindi, certo, come no, quindi deve essere un po', pure le forze dell'ordine dicono certo, no, è fuori sì, legge, sì sì, deve essere un giusto compromesso, quindi diciamo che fra un mese dirò il darò proprio il voto giusto. Comunque per adesso chi la vuole acquistare, mettiamo un link in descrizione, quindi la potete provare anche va voi. Va bene, e chi invece arriva a questo video qua, tra un mese, tra due mesi, tra sei mesi, può leggere i commenti o può domandare com'è andata Maurizio mese con la lampadina. Va bene ragazzi, quindi eccola qua, la facciamo rivedere. Ciao mitici! Pollice in su, sempre. Ciao ragazzi!